Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio all'ingresso del convento, un luogo che nei primi anni era pieno di gente che aspettava e attendeva Padre Pio. Chissà in questi corridoi quante persone erano in attesa, soprattutto nei primi anni. Beh, lo sappiamo, Padre Pio era in costante comunione con Dio, leggeva la mente, scrutava il cuore delle persone, anticipava anche a volte il futuro, osservava il presente, conosceva il passato delle persone, scongiurava a volte i disastri, nelle vite delle persone, ammoniva i peccatori, aiutava i malati, incoraggiava gli indecisi, illuminava i confusi, sosteneva i deboli. Partecipava ai dolori, era costantemente ripieno di gioia, ma tutto questo perché era in costante comunione con Dio. Infatti, molte volte diceva agli altri e a quelle persone che gli dicevano grazie, ecco, diceva, ringraziate Dio, ringraziate la Madonna in chiesa, non sono io, è Dio che fa i miracoli. Beh, a Padre Carmelo, ad esempio, Padre Carmelo d'Assessano, il guardiano, superiore del convento, chiese a Padre Pio un consiglio su come comportarsi, in una particolare situazione che lo preoccupava. Padre Pio gli rispose che avrebbe pregato sul fatto. Alcuni giorni dopo gli chiese di nuovo, e Padre Pio gli disse, ancora una volta che avrebbe pregato sulla cosa. Avrebbe portato questa situazione davanti a Dio. Padre Carmelo rimase un po' sorpreso perché doveva aspettare tutti questi giorni e quindi attendeva una risposta da parte sua. E lui rispose: Figlio mio, se la risposta non viene dall'alto, che posso fare e che posso dire io su questa faccenda? E un altro fatto quasi simile ce lo racconta Padre Eusebio. Sappiamo che Padre Pio non poteva sempre dare delle risposte, potremmo dire profetiche, e trasmettere così la parola di Dio a suo piacimento. Questo lo conferma proprio Padre Eusebio Notte, suo assistente per diversi anni, che chiese una volta a Padre Pio perché non gli poteva dire nulla circa un suo evento futuro, di cui aveva fatto una precisa richiesta. Padre Pio, alzando le braccia al cielo, gli disse: Se nessuno lassù dice qualcosa, che risposta debbo dare? Polito Nievo, invece, figlio spirituale di Padre Pio, ha testimoniato che di fronte a Padre Pio, lui era un vero e proprio libro aperto. Padre Pio poteva parlare di lui a suo piacimento. In confessione, però, tanto era l'imbarazzo, tanto era la situazione emozionante davanti a Padre Pio, che restava ammutolito. E poi Padre Pio, che un po' alla volta gli presentava tutte le situazioni e tutti i fatti, dove lui era stato protagonista in modo negativo, come in situazioni di peccato. E pazientemente Ippolito quel giorno aspettava che Padre Pio andasse ad elencare tutti i suoi peccati. E lui finalmente disse: Padre, ma lei sa già tutto. E Padre Pio gli rispose: Io lo so che so già tutto, ma tu, caro figlio, mi devi ugualmente dire tutti i tuoi peccati.